Ciao a tutti e buon pomeriggio. Sono tornata nuovo con una nuova tutora. Faremo ciondolo. Faremo questo ciondolo. Ho chiamato a marzo, visto che siamo in marzo, è proprio adatto anche per il colore. Mi piace molto. Sono contenta di avere anche in mano. È bellissimo. Per fare questo ciondolo, per esempio, i materiali che occorrono e poi iniziamo con lo tutorial. Ok, per fare questi materiali prima di tutto occorre una rivolita 16 che io ho già anche incasonato. Così. E poi occorre la Super 2 che ho usato in un colore Metallus Brown, la Rocales 110 Toho, Galvezel Pink Lilac, anche questi colori proprio primaverna vera, e quindi scelta per fare tuttora con questi colori, è 80, sempre Toho Rocales. Allora, per iniziare dovete fare la incasonatura. Io non faccio adesso la incasonatura perché comunque già conoscete in tanti, e poi se magari chi non la conosce potrà vedere nel mio una del mio tutorial che ci ha fatto tutorial con questa incasonatura con la Super 2. Però vorrei spiegare una piccola cosa su incasonatura. Allora, questo incasonatura ho usato, come detto, ho usato la Metalus. Allora, questi Metalus rimangono più fini. Questa io qui ho fatto 13, quindi è rimasto anche un po' di spazi tra le Super 2, quindi devo rifare. E quindi dovete inserire per forza 14 per coprirle meglio. Mentre se usate pastel e luster, allora dovete usare 13. Ripeto. Se usate le Super 2 Metalus, usate 14, ok. Che guarda l'incasonatura, io ho fatto un piccolo inserimento di perline, così faccio vedere. Inserito qua 13, cioè 14 Super 2 e 14 Rocal alternativamente, ok. Poi mi sono portata su uno del foro nato dalla Super 2, poi tra le Super 2 ho inserito la 80, tra le 80 ho inserito le Super 2, poi tra le Super 2 di nuovamente le Roca e poi chiusa. Quindi dovete fare questa prima di tutto, ok. Adesso continueremo con i prossimi passaggi. Spostiamo tutto. Ah, e anche dimenticato dire che materiali occorre anche la perline, perla da 6 mm, usando Swarovski. Ok, adesso io ho chiusa e ripassata anche a questi giro. Io ho inserito in testa contro il rivolo perché secondo me viene molto più bella così. Ok, sto uscendo da uno della Super 2. Io adesso devo portarmi su in foro in alto a questa Super 2 e vado anche a inserirmi nella 80 e vado a inserirmi nel 80. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso tra questi 80
dobbiamo inserire l'S per 2, quindi dobbiamo prendere su ago 2 su per 2 e andare a inserire tra le 8,0 in centrale, quindi tra le 8,0. Deve venire a questa forma. Quindi faccio un'altra volta e poi dovete inserire tra le 8,0 2 su per 2 e dovete inserire e anche ripassate. Non preoccupate se vedete adesso così storta, tanto quando ripassate col lavoro viene perfettamente l'inserimento delle perline. Ok, fate questo giro inserendo 2 su per 2 tra le 8,0 e ripassate con il giro. Ok, inserite le mie su per 2 anche ripassate con il lavoro. Adesso sto uscendo uno della 8,0 dove ho finito con i ripassi. Quindi cosa faccio? Entro nella super 2 successiva. Solo uno. Tiro filo. Tiro bene il filo e adesso io porto su in foro in alto a questa super 2 in foro in alto. Adesso, mentre che portando su un foro in alto, dove vedete qui questo 8,0, dovete inserire il seme con la super 2 successiva. Quindi dovete portare su e inserendo anche nell'altra super 2. Dovete chiudere così sopra quelli che ci sono nell'8,0, mentre tra questa super 2 dove vedete i spazi dobbiamo inserire un super 2. Quindi inserendo un super 2 vado a chiudere, inserire, vado avanti inserendo 2. Porto un po' avanti così potete vedere il passaggio. Non sono brava a spiegare, come detto, non sono italiana, io cerco sempre di migliorare con la lingua, non è facile imparare in italiano, però il passaggio voglio farli capire, quindi inserito su ago un super 2 e vado inserimi tra le super 2, mentre inserendo vado a chiudere questa 2, quelli che ci sono sopra la 8,0, quindi dovete fare tutto questo passaggio. E poi per tenerla più rigida dovete ripassare anche quel passaggio, facciamo un'altra volta. Quindi prendo un super 2,
prendo un super 2 e vado a inserirmi tra questi due, mentre quest'altro 2 vado a chiudere. Così, ecco, dovete farlo così, quindi. Ok, sono inserite le super 2, anche la forzata di lavoro, mi sto trovando fuori in basso della super 2. Ne supporto su in fuori in alto a questa super 2. E adesso vieni giù con il nostro perline da 6. Una perla da 6, ok. Adesso tra questi spazi del super 2 dobbiamo inserire la nostra perla da 6. In tutto spazio. Piccolo buchi, sono bianche, non si vedono bene i buchi. Ok, inserite le vostro perla da 6 a tutto spazio. Ok, inserite, sono inserito le perle da 6 mm e sto uscendo dalla super 2. Adesso dovete vedere bene i passi che dobbiamo fare, quindi cosa dobbiamo fare? Inserire un super 2 su ago e questo super 2 inserendo, tornando dietro da questo super 2, da dietro, e dovete entrare anche nella perla da 6 poi. Vabbè. Inserendo, tornando da dietro a super 2. Che così vieni pari sopra. E adesso dovete inserire nella perla da 6. Entro anche nella pennina da 6. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Inserendo su ago 6 rocan 110. Ok, 6 rocca 110 e vado a inserirmi da dietro a questa perla da 6 e vado a inserirmi poi anche nella super 2. Vabbè, inserisco adesso nella perla. Ok, portate qua giù. Adesso andate nuovo a inserire nella super 2. E questa adesso dovete fare a questo giro. Adesso di nuovo prendete un super 2
è andata a inserire da dietro a questa Super 2. Tirate il filo, mi raccomando, non fate castrare. Ok, adesso di nuovo inserite nella perla da 6. Ecco, quindi di nuovo inserite 5, no, 5, 6, 11, 0, 5 e 6. E andate a inserire da dietro a questa perla. E quindi dovete fare questo passaggio in tutto intorno. Ok, inserite le Super 2, inserite anche la rocca qui davanti. Adesso io sto uscendo uno dalla 6-0. Cosa devo fare? Vado, entro nelle Super 2. Quelli che c'è qui sopra. Praticamente dove esce il filo. Entro. Tiro filo. Che adesso dobbiamo un po' collegarli questi davanti. Anche queste due. Tirate bene e adesso dovete andare collegare con la successiva. Dovete collegarli. Su. Entro, tiro filo e vado a collegarmi con la successiva, quindi dovete tutto a collegare, a ripassare tutto questo giro. Ok, io sono ripassata tutte e sto adesso uscendo uno dalla perla da 6. Quindi cosa facciamo? Per tenerli più rigidi questi Super 2 perché muovono, dovete passare della Super 2 e poi di nuovo nella pella. Quindi collegate adesso la Super 2 con la pelle a 6 mm. Vediamo se vedo il buco. Se
rafforzato, rafforzato rimane più forte, rigido, vedete, muove di meno e tirate. Quindi dovete fare a questo passaggio il suo collegamento a spennina con la Super 2. Quindi fate tutto giro. Dopo che avete rafforzato, dovete uscire, finire con una Super 2. Eccoci qui. Io ho ripassato, quindi sto uscendo dalla Super 2. Adesso cosa dobbiamo fare? Prendere 5 Rocal 11-0 e andare a inserire nella Super 2 successiva in basso foro. Ovviamente sopra la pelle. Quindi dovete fare questo giro. Andiamo a inserire su ago 5 rocca. E andiamo a inserire nella successiva della Super 2 in foro basso. E dovete fare a tutto giro. Ok, vado a inserire l'ultima 5 dell'11-0. Qui ho anche sbagliata, mannaggia. Facciamo finta. Scusate, devo mettere posa che ho sbagliato. Ok, scusate, risolto. Prima ho sbagliato, ma adesso ho risolto. Ok, inserito anche all'ultimo. Mi raccomando, passate almeno avanti con uno. Rafforzando un po', io passo ancora un'altra volta, passo ancora un'altra volta per rafforzarlo meglio. Ho ripassato alcuni rocap portando avanti, quindi sto uscendo dalla Super 2, io porto su foruato a questa Super 2. Adesso dobbiamo fare cose, anziché 5, ma dobbiamo inserire 6 tra le Super 2. E 6 e
E vado poi nella successiva della Super 2 in foro nato. Lavoriamo adesso nella foro alto della Super 2 e vado metto sopra della 5. Quindi vado, inserimi 0 can. 5 e 6. Vado a inserirmi nella foro nato della Super 2. Oh yeah. E poi dopo quando facciamo questa piano piano poi la abbassiamo. Adesso vado a inserirmi il nuovo 6, che poi adesso metto anche la capetto. Vado a inserirmi nel super 2. Adesso cosa faccio? Vado a inserirmi 6, ruca. E vado a riportare da dietro a questa Super 2 e così faremo anche la capetto. Ripassate. Anche filo ripassando esco dalla Super 2 e quindi io adesso continuerò a inserire i 6 6 fino a non arrivare dove arrivate a primi. Il primo dall'inserimento, quindi andate a inserire intorno a tutti i super 2. Ok, inserito tutto, abbiamo anche la nostro cappotto. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro. Io sono trovo una rocca per ultima davanti della super 2, quindi cosa faccio? Vado, ritorno da dietro a questa super 2. Faccio un nodo, tiro il ago, bloccate con la unghie che deve rimanere un pezzo di forma, quindi cosa faccio? Entro a questo buco e creato un altro cerchio qua sotto, quindi entro anche a questa e tiro. Abbiamo creato un nodo piccolo ma forte, quindi è piccolo perché così può entrare nelle rocca e vado e porto dentro nella rocca successiva. E come vedete il nodo non si vede. Io porto avanti per non tagliare qui il filo. Beh, adesso potete anche tagliare il filo portato avanti. Il nostro ciondolo è terminato. Il nostro ciondolo è terminato. Quindi adesso abbiamo una rosa e anche una verde. Spero che tutto vi sia piaciuto, la faccio vedere, avvicino, che poi magari vedete anche voi della vostra. Spero che tutto ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti mi piace
se ti va, puoi seguire anche su Facebook, su mia pagina e sul gruppo. Potete trovare il gruppo Creazioni con le perline. Aspettiamo molta iscrizione. E ciao a tutti.